Matti Costruzioni, dal 1958 in mobili di pregio in Oltrepò Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila, a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzioni in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera, in via Meucci 5. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sulla notizia del giorno. Sono costretto a scendere in campo per l'ennesima volta, non avrei voluto ma devo. I 5 stelle sono pericolosi e oggi dobbiamo fermarli nello stesso modo in quell'epoca fermammo i comunisti. Sono le dichiarazioni di Silvio Berlusconi durante l'annuale convention di Publitalia. Pensa che l'ex presidente del Consiglio rappresenti effettivamente un'ancora di salvezza per il nostro paese e per il futuro della politica italiana oppure no? Ma io penso di no, non è la fine del mondo, eh. Cavoli, adesso sono, per me hanno esagerato un po' troppo, eh. Qualcuno sbaglierà, ma alla fine sono tutti uguali, non è che o chi meno chi troppo ballano tutti lì, quindi secondo me c'ha ragione, perché penso, come si sta comportando non va bene. Poi dipende cosa, nel senso, intende dire lui. E altre cose non lo so. Però lei lo voterebbe ancora? Berlusconi sì, Berlusconi sì al 100%. No, assolutamente no. Non, perché a me non piace Berlusconi, non piace la sua politica, non piace la sua coalizione. Io sono tutta dalla parte opposta. Perciò non ho fiducia in questa politica di Berlusconi. Secondo lei cosa spinge un uomo come Silvio Berlusconi, ormai ultra ottantenne, a non abbandonare il mondo politico a favore di uno stile di vita magari più tranquillo? La passione, il reale interesse per il proprio paese o altro? Per me l'interesse per il proprio paese. Senso, vuole bene all'Italia, da parte mia. Poi senso, io lo botterei volentieri. Ci tiene all'amore del paese, alle sue cose, però non può risolvere il problema tutto da solo. Se non è insieme agli altri da solo non fa niente. Doveva pensarci molto prima, cercare di fare un'alleanza con, un po' con tutti, invece di trovarsi da dire uno con l'altro e schiacciare pietre, fuoco con uno. Non si può continuare così, Bisogna cercare di andare d'accordo. Io non lo so, non mi faccia dire quello che non vorrei dire, ma non piace quella persona lì e non c'è niente da fare, non ho fiducia di quella persona lì.